mission, but I committed treason. I can't believe I came for you. So I am now a failure. Everything I gave you, let's elope and live like you. Trapped inside each other, we don't even bother. Naive say it's a beautiful thing. Hope we live forever, doesn't sound too clever. Works as my protective wing. We can run on love for a while. We can run on love for a while. We can run on love till it dies. Till it dies again. We can run on love for a while. We can run on love for a while. We can run on love till it dies. Till it dies again. Before I start to collide, get me a parachute, take me to the sun. Would be a miracle to turn this world into one. Get me a parachute. We'll be right back.
sun. Feel the day has just begun. Trembling lights up in the clouds. All we need to feel is now as we go. Give me a parachute, take me to the sky. Just take me to the blue before I start to collide. Get me a parachute, take me to the sun. Would be a miracle to turn this world into one. Give me a parachute, take me to the sky. Just take me to the blue before I start to collide. Get me a parachute, take me to the sun. Would be a miracle to turn this world into one. Give me a parachute. Turn this world into one. Silent love, calling faith to shadow me through your hallways. New echoes you can feel and rehearse the way you heal. Make them die.
Let's go back to the beginning. Or will it be the end of us? Città di Villa di Serio, da oltre 20 anni nel settore, con l'utilizzo di apparecchiature elettroniche sofisticate, è in grado di produrre, installare e gestire insegne luminose di ogni tipo e dimensione, cartelloni pubblicitari, segnaletica e cartellonistica stradale e qualsiasi tipo di forma pubblicitaria. La 2R Pubblicità, sviluppata su un'area di oltre 2500 metri quadrati, dispone dell'attrezzatura per la completa produzione delle sue opere, riuscendo così a contenere i tempi di consegna e soprattutto i prezzi. 2R Pubblicità, 035 65 72 82.
FL 100 Sport è un prodotto per la prevenzione dell'acidosi lattica, utile anche per chi vuole ottimizzare le proprie performance e desidera velocizzare le proprie capacità di recupero. È un prodotto concesso in esclusiva a Etic Sport in Italia. FL 100 Sport riduce l'acido lattico, libera i tuoi muscoli, velocizza il recupero e migliora l'efficienza dell'organismo. Simple truth. So ooh, just lend me a hand and I'll give you some.
Allora, come è stata oggi? Guarda, per essere una gara in piano è stata veramente dura. Cioè, non c'era un attimo che ti rilassavi, non sono riuscito a bere neanche un po' di borraccia perché non avevo tempo. Sempre a spingere, tra l'altro col 30. Ho dovuto mettere il 30 perché se tenevo il 40 io ancora la tripla, buonanotte. No, comunque sono soddisfatto, ero primo fino alla fine del primo giro, poi ho preso una testata contro un albero e ho avuto un attimo di smarrimento, ma ho passato il primo della M5 e vabbè, ho fatto il secondo. Comunque c'è un po' più di dislivello, questa comunque è tutto un altro genere di gara, ma cioè ricorda le vecchie gare di regolarità di motocross che si facevano una volta. Benissimo, è stato divertentissimo, veramente. Percorso tecnico, impegnativo, ma divertente da morire. Organizzazione, come l'hai trovata? Ottima, come l'anno scorso. Anche l'anno scorso l'avevo fatta, sempre ottima organizzazione, presidiata bene, percorso a posto, quindi complimenti. Stagione finita? No, ancora due gare di mountain bike, poi farò ancora qualcosina, perché io poi sono più una stradista che una biker. Ma no, bene, bene, solo certi punti era pieno di fango e si scivolava anche con le foglie, però tutto sommato è stato bello. È la prima volta qui a Bosco della Pastrona? No, no, ci vengo ad allenarmi spesso, solo che questa volta è stato più lungo del solito, perché tre giri sono lunghi. Oh, bene, gara molto bella, tutta veloce, guidata, divertentissima. Organizzazione? E buona, dai, buona, passabile. Ti rivedremo anche l'anno prossimo? Non lo so, vedremo, però penso proprio di sì, perché era davvero divertente. Molto bello, diciamo che è un percorso che di quelli della Winter Cup è stato il più divertente per adesso. Io mi ero divertito molto anche a Stradella, però questo è molto bello, un percorso, un bel labirinto, diciamo, abbastanza veloce, tecnico, e un po' difficile da sorpassare, un po' come a Monte Carlo in Formula 1, non si passa. Stagione finita o hai in programma qualche altra gara? No, finiamo quelle delle altre due gare ancora del Winter Cup, che sono tutto sommato molto divertenti, e poi magari andremo a sciare, dai, va. Organizzazione buona, dai, hanno organizzato bene anche la gara, tutto sommato, dai. Allora oggi correvi in casa, com'è andata? Un percorso molto tecnico, stanco morto, anche se era da un po' che ero fermo, ho voluto provare lo stesso a fare il percorso, ho dato tutto quello che avevo e sono riuscito a finirla almeno. È stata una bella soddisfazione. Prossima gara? Prossima gara penso ormai per la Coppa Piemonte. Penso di prepararmi durante l'inverno per fare poi la Coppa Piemonte partendo dalla Liguria. Ah, benissimo, ho fatto anche un volo giù per la penultima discesa, mi sono trovato a testa in giù, ma tutto bene. Infatti c'è il sorriso, per cui di conseguenza la gioia dell'aver fatto il giro. Com'è questo percorso? Bello, è tecnico, è molto guidato, per cui ti permette di divertirti, soprattutto in inverno, che la collina qua intorno non consente di girare perché il terreno è troppo argilloso, e invece qua no, puoi girare tutto l'anno, anche dopo una pioggia il terreno tiene sempre. Bello, bello, molto divertente, tecnico, fatto un bel volo, però ci si diverte sempre. La tua gara com'è andata? Ma abbastanza bene, ero un po' stanco da un giro fatto ieri, però insomma l'aveva finita. Tutto lì. Ragazzi, noi veniamo qua con lo spirito di l'importante è partecipare. Tra l'altro, se guardi la classifica al contrario, siamo arrivati primi, quindi direi vittoria. Bene, bene, una bella prima esperienza di gara, tra virgolette, boh, confermo tutto quello che hanno detto loro. Ciao. Come è andata oggi? Devo parlare? Una merda. Sì, oggi finalmente abbiamo avuto i giusti meritati onori alla nostra gara. Abbiamo avuto circa un 120-25 corridori tra amatori e professionisti che ci sono dati una battaglia questa volta veramente dura. Abbiamo variato il percorso 4 volte per fare 4 giri completamente diversi per rendere ancora più viva questa gara. Ci sono stati un po', diciamo così, qualche intoppo su qualche ragazzo che purtroppo l'ha avuta un po' dura. Però alla fine tutto il CO organizzativo ha reso sì che questa gara cresca di livello come si è sempre pensato. Prossima manifestazione? Prossima manifestazione ci sarà una 6 ore
del periodo primaverile, quindi intorno a aprile così, sempre qua al Bosco della Pastrona. Un po' sfortunato perché mi si è rotta la bici, il carro dietro al secondo giro, a metà del secondo giro, trunk. Meno male che il Lino, il mio amico, ha aiutato a darmi una stretta, ma devo portarla dal meccanico. Come hai trovato l'organizzazione? L'organizzazione è stata bene, tutto, solo che con l'umidità che c'è è molto scivoloso, molto, molto faticoso e molto pericoloso per le cadute. Pazienza, ce ne facciamo la prossima. Per la bicicletta rotta, incidenti che capitano. Grazie. La mia prima gara da XC, direi che proprio bello bello, il tracciato è fantastico, è tutto un biscione da ubriacarsi, però ne vale la pena essere venuti qua. Come hai trovato l'organizzazione? L'organizzazione è stata ottima, e ho dei dubbi un po' sulla partenza, c'è stato un po' di casino, insomma. Comunque, dai, è stato bello. Stagione finita? No, stagione va avanti, ecco. Quando capita una garetta si fa, ecco. La mia disciplina è l'enduro, però questa categoria qua merita. Il percorso era molto bello, la gara organizzata molto bene. Peccato che in partenza mi è caduta la sella, mi è scesa la sella, ho fatto tutta la gara con la sella più bassa. Però bello, mi sono divertito, dai. Stagione finita? No, in realtà ci sono ancora due gare per finire questa winter e poi mettiamo un po' la bicicletta sotto vuoto per un po' di riposo, dai. Percorso ben segnato, molto tecnico, pieno di single track, era tutto un single track praticamente, divertente, tutto da guidare e impegnativo. Tornerai l'anno prossimo? Penso proprio di sì. Allora raccontami un po' la tua gara. Ma una bella gara veloce, tecnica. Con un terreno un po' viscido, ma bella, nervosa, come piace a me, da veri rider. Organizzazione? L'organizzazione è abbastanza buona, e comunque l'iscrizione non è altissimo, e dopo quello che abbiamo pagato, comunque mi sembra abbastanza buona. Scusate, vi rubo veramente solo 2 minuti per ringraziare tutti. Perché questo evento è stato fatto da degli amici di mio fratello, Fabrizio, tutti i ragazzi che sono qua presenti, qualcuno di voi lo conosceva. Mio fratello non era uno sportivo, l'ho già detto l'anno scorso, ma mio fratello era un uomo che amava la vita, l'ha vissuta fino all'ultimo secondo. Non mi sento di dire grandi parole in questo momento veramente brutto che stiamo passando. Vi posso dire una cosa, se mio fratello fosse stato presente, dopo la notizia di ieri, vi avrebbe detto: ballate, cantate, fate sport, vivete la vita fino in fondo, mettiamolo gli anelli di dietro a quella gente. Ecco, quello che io vi chiedo è questo: continuate a fare quello che amate, lo sport, perché lo sport è vita, lo sport è il miglior modo per rispondere alla vita e alla morte. Per chi combatte contro le malattie, contro l'integralismo, contro tutto, perché unisce. Ed è veramente con lo spirito di un uomo che ha lottato fino all'ultimo secondo che voglio davvero ringraziare. Grazie a tutti. Show me how.
chiamo Michele Favaloro, sono titolare dell'azienda FM Bike, produco bici ormai da 15 anni e soprattutto per passione, per voglia di fare e per innovazione. Io i telai li costruisco con le mie mani, da zero, non esiste niente. Prendo i tubi, li freso, li accoppio, li imbastisco in base alla antropometria della persona e realizzo un prodotto unico. Molti atleti vengono da me per essere posizionati in sella, per costruire insieme la loro bicicletta futura. Ho la materia prima, ho i tessuti di carbonio, le tubazioni d'alluminio, ho la resina. Io per ogni persona costruisco la sua bici. Il telaio è per sempre. La bici è forever.